intanto ve ne ti giuro. Cosa rappresenta questo momento? Ce la stiamo mettendo tutta, io dico soltanto cittadini italiani, che la classe politica che ci ha governato, amministrato, impoverito negli ultimi 30 anni con questa riforma vorrà soltanto più potere, perché se deleghiamo a loro il nostro diritto, quello di votare i senatori, loro lo trasformeranno in un loro privilegio. Immaginerete benissimo chi sceglieranno per fare i senatori della Repubblica e i partiti politici ci hanno distrutto la vita. Per questo noi votiamo no e speriamo di farci. Si immagina i due scenari nel caso che vinca il sì e nel caso che vinca il no, cosa accade? L'unico scenario che oggi sappiamo vi fa capire ancora di più, occorre votare no perché questi che fanno queste riforme sono antidemocratici e che cambieranno la legge elettorale. Questo è l'unico scenario. Cioè coloro che hanno fatto la legge elettorale in Italia, come io ho votato contro, e che oggi si rendono conto che la legge elettorale forse potrebbe favorire il 5 Stelle, la modificheranno. Allora questi sono i padri della Costituzione, i democratici, coloro che cambiano le leggi elettorali a seconda della loro convenienza e non a seconda della bontà per il popolo italiano. Sono questi i soggetti che vogliono mettere mano alla Costituzione, perché appunto per avere più potere, per questo dobbiamo porci, e noi comunque siamo messo agli atti in questa fase storica che milioni di cittadini e di parlamentari come noi, come i parlamentari del 5 Stelle, hanno girato l'Italia per opporsi a questa scelta.